Cari tutti, ben ritrovati. Che la pace del nostro Signore abbondi nei nostri cuori. Anche oggi il nostro Salvatore ci ha preparato la nostra colazione spirituale, come fece coi suoi discepoli sul mar di Tiberiade la terza volta che si fece vedere dopo la sua risurrezione, e ci attende per darci le forze per affrontare questa giornata. Come mia abitudine, prima di leggere il testo su cui rifletteremo, chiniamo il capo per una breve preghiera. Caro buon Padre che sei nei cieli, ti ringrazio perché ci mantieni in vita e ci dai tutto ciò di cui necessitiamo. Apri ora le nostre menti, i nostri cuori, all'ascolto e comprensione della tua parola e facci essere non solo dei buoni uditori, ma anche facitori. Grazie per quello che farai per noi, perché te lo chiedo nel nome di Gesù nostro Salvatore. Amen. Apriamo le nostre Bibbie nella lettera agli Efesini al capitolo 4, il versetto 26. Qui leggiamo: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio. In questo passo l'Apostolo Paolo esalta la condotta cristiana della vita in opposizione ai costumi corrotti dei gentili, o comunque delle cattive abitudini di quando uno non aveva ancora accettato Gesù nel suo cuore. Sembra in contraddizione con le opere della carne. Per ricordarci, leggiamo in Galati al capitolo 5, dal versetto 19. Ora, le opere della carne sono manifeste, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, nemicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a queste. In questo elenco, infatti, è nominata anche l'ira. Allora, com'è possibile che Paolo dica in un punto «adiratevi e non peccate» se l'ira fa parte di quei comportamenti che anche gli efesini convertiti avevano abbandonato? Ho avuto una piccola intuizione. Mi sono informata sul significato originale del verbo greco usato e tradotto in italiano con adiratevi. L'originale greco è orgizo, che vuol dire irrito. Quindi, rileggiamo così il testo. Irritatevi, ma non peccate. Certamente Paolo sa che possiamo avere le nostre fragilità umane e per questo ci dà il consiglio di irritarci, ma di non far passare tanto tempo per riappacificarci o appianare la divergenza insorta nell'arco della giornata. Ma vorrei alzare il tiro e guardare a Gesù. Egli era mite e dolce, pieno di comprensione, benevolenza e verità. Eppure lo troviamo veramente adirato e irritato quando scaccia i mercanti dal tempio. La sua era un'indignazione per mescolarsi tra il sacro e il profano. Gli israeliti avevano dissacrato il Tempio di Dio coi loro traffici. Gesù, con uno zelo e una severità che non aveva ancora manifestati, scaccia i mercanti, i sacerdoti affaristi e i compratori insieme col bestiame. Dopo questo, la presenza del Signore ritornò a santificare il Tempio eretto in suo onore. Un silenzio solenne subentrò alla confusione. Anche noi dovremmo manifestare una santa indignazione dove vediamo mescolarsi il sacro col profano, quando vediamo scambiare il male per bene e il bene per male, quando vediamo ingiustizie, ma poi bisogna ritornare alla fonte della pace. San Paolo dice: «Se è possibile e per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini». E anche: or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nel credere, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Sono due testi tratti dalla lettera ai Romani. Ora, che il Signore sia con tutti noi e ci guidi col suo Santo Spirito a glorificarlo là dove ci ha posti. Siano sempre rese grazie a Lui per come conduce il suo popolo. Un caro saluto a tutti voi. Alla prossima!